2002 a J129. No, non sto dando i numeri, è semplicemente il nome dell'asteroide che il prossimo 4 febbraio 2018 alle ore 22:30 ora italiana sfiorerà il nostro pianeta. È stato scoperto il 15 gennaio 2002 e la sua magnitudine sarà circa 12, per cui sarà impossibile da osservare ad occhio nudo. Nell'animazione potete seguire l'orbita della Terra, il pallino blu, e l'asteroide in bianco, con la sua orbita ellittica di colore fucsia. L'asteroide sfiorerà la Terra, in termini astronomici, transitando a 4.200.000 km di distanza alla velocità di 34 km al secondo. Per dare un'idea più comprensibile, passerà all'incirca ad una distanza 10 volte maggiore da quella che ci separa dalla Luna. Anche se in termini terrestri tali distanze sono immense, l'asteroide 2002 AJ129 è stato classificato dalla NASA come potenzialmente pericoloso, perché in uno dei passaggi futuri, parliamo in termini di secoli, potrebbe rappresentare una minaccia. Tranquilli, il prossimo passaggio, dopo quello del 4 febbraio 2018, è previsto per l'8 febbraio 2172 ed il passaggio sarà molto più ravvicinato. Non 10 volte la distanza tra la Terra ed il nostro satellite, ma solamente 2. Le sue dimensioni sono stimate tra i 500 ed i 1200 metri di diametro, sufficienti per causare un'immane catastrofe nel caso di impatto con il nostro pianeta, che come detto non avverrà né nel 2018 né nel 2172. Se può consolarvi o d'allarmarvi, dipende dal punto di vista, la NASA ha classificato come potenzialmente pericolosi qualche migliaio di asteroidi. Quello che sembra destare serie preoccupazioni si chiama 1950 DA e c'è una possibilità dello 0,33% di impatto. Ma state tranquilli, il suo passaggio è previsto per l'anno 2880 e noi, forse, non ci saremo. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like e fammi sapere cosa pensi riguardo al passaggio di asteroidi nei commenti. Un saluto asteroidale da Lucoral.